fondamentale. Questo è un aspetto fondamentale, il teorema della cessione della sovranità, che oltre a essere, lo ricordo per incidence, contrario allo spirito e alla lettera della Costituzione italiana, che parla segnatamente non già di cessione, non parla di cessione, come sapete, ve lo leggo perché è importante anche questo aspetto. Non parla di cessione, come sapete, parla al contrario di limitazione. E quindi, di fatto, lasciatemi dire, rendeva anticostituzionale già la fondazione stessa dell'Unione Europea. Ora, qual è la differenza fra una limitazione e una cessione? Che la cessione è irrevocabile, la limitazione no, evidentemente, primo aspetto. Poi, attenzione, la Costituzione italiana parla di una limitazione, ma evidentemente in forma esclusiva verso unioni di stati, non già verso organismi privati transnazionali come la Banca Centrale Europea. E poi specifica anche con una certa puntualità, soltanto a condizioni di parità. Capite bene che nulla ha a che vedere con l'Unione Europea, che è stata una cessione, non una limitazione, una cessione non revocabile, a vantaggio non già di un'unione di stati, ma di un ente privato transnazionale e senza condizioni di parità. Questo è il paradosso fondativo dell'Unione Europea, questo è il paradosso fondativo dell'Unione Europea. Per questo dicevo il mito della cessione di sovranità che viene continuamente evocato. Lasciate allora che citi, sempre per spirito di precisione, quanto disse il 7 agosto del 2014 Mario Draghi, governatore della Banca Centrale Europea ed esponente di spicco, diciamolo pure, dell'aristocrazia finanziaria delle brume di Bruxelles. Disse testualmente: gli italiani dovrebbero cedere tutta la loro sovranità politica dopo aver già ceduto quella monetaria ed economica. Fine della citazione di Mario Draghi. Ecco, più esplicito di così verrebbe spontaneo commentare. Ma torniamo al paradosso della cessione della sovranità, perché di cessione bisogna parlare. Viene sempre presentata come il mezzo fondamentale, inaggirabile per evitare la rinascenza delle conflittualità novecentesche. Ma in realtà l'obiettivo della cessione della sovranità è lo svuotamento delle sovranità nazionali democratiche e come trasferimento di potere a organismi sovranazionali non elettivi e post-democratici. Qual è il vulnus originario del teorema della cessione di sovranità? Che i popoli d'Europa, tra cui l'Italia, la Grecia, la Spagna, hanno ceduto la loro sovranità nazionale senza poi riconquistarla come popolo europeo. L'hanno ceduta senza avere nulla in cambio, l'hanno ceduta a un ente privato transnazionale, la Banca Centrale Europea, che ora si giova di questa cessione avvenuta. Questo è il paradosso di cui stiamo discutendo. Una cessione che ha portato alla fondazione esattamente della Banca Centrale Europea e dell'euro, che per inciso anch'esso non è una moneta neutra, interscambiabile con le altre. L'euro è un preciso metodo di governo, direbbe Foucault, è un metodo governamentale perché dà già una chiara impronta di tipo liberista, evidentemente. Intanto perché è una moneta privata e transnazionale, per utilizzare la quale gli stati sovrani nazionali debbono indebitarsi, con tutti i paradossi che ben conosciamo. Primo fra tutti, a livello teorico, il rovesciamento a cui prima facevo riferimento nel rapporto tra Stato ed economia, tra Stato e mercato. E ora il mercato, e ora l'economico che detta legge al politico. Ecco, in nome del suddetto teorema della cessione di sovranità, i popoli d'Europa sono stati chiamati a cedere la loro sovranità per recuperarla, si diceva, su scala maggiore come popolo europeo, ma non è mai avvenuto questo.